parole che arrivano dritte al cuore e creano emozioni, messe lì, nero su bianco, nel modo più semplice possibile, solo carta e penna. Non è il pensiero di un grande scrittore, né di un giornalista, e neppure di un adulto. È il punto di vista sulla pandemia di una bambina di appena 8 anni di Reggio Calabria. Il suo nome è Sofia e frequenta la quarta elementare. Un punto di vista delicato, dolce da leggere e che per questo vogliamo con voi condividere, dedicandolo allo stesso tempo a tutti i bambini della città. Care maestre, vorrei raccontarvi il brutto sogno che ho fatto stanotte, che mi ha tenuta sveglia a lungo. Sono rimasta esterrefatta dall'incubo che ora vi narrerò. Un giorno, come tanti altri, la mamma mi dice che tutte le scuole sono chiuse a causa di un'epidemia globale. Nessuno può uscire, non è più possibile abbracciare mio nonno, non posso praticare lo sport, non posso andare a lezione di pianoforte. La cosa più terribile è sapere che in tutto il mondo stanno morendo migliaia di persone senza che i medici possano fare nulla. È inimmaginabile pensare che non ci siano medicine che possano bloccare questo virus. Ma ecco che suona la sveglia. È ora di andare a scuola. A breve incontrerò le mie maestre Franca e Rossana. Sicuramente ci saranno Yolanda e Donatella. Durante la ricreazione ci scambieremo le merende con le mie amiche Samuela, Sonia e Lavinia. E mi divertirò un sacco. Questo sogno è stato proprio brutto. Meno male che è passato.